Ma perché chiamate sti cereali da una settimana granola? Come fanno gli americani? Si chiamano pepitoni. Il pepito. Spalle. Riverenze a tutta la valle spaziale. Ho detto tutto in ritardo, riverenze. Ma spesante. Perché devi ancora fare colazione? Bravo. Io però ho un problema. Sì. Ne hai tanti. Cioè i pepitoni, granola, va bene. Io mangio soltanto un tipo, che è l'unico che regge al latte. È vero, non spoileriamo. 8000 volte. Andrò a valutare anche una categoria. Posso inventarmela io? Certo, no, extra. Sì, sì, sì. Sì. La resistenza allo spappolamento. Facciamone anche un'altra. Quale? Quanto vengono digeriti per via rettale. Andremo a decretare qual è il migliore, ma non li assaggeremo tutti. Andremo a selezionare 10 di queste granole. Solo 10. Di questi cereali. In che modo? Simuleremo una sorta di spesa. Al solito faccio così alla spesa. Passo col carrello, poi mi metto così. Ah, bello, bello. Chi cade dentro il carrello viene a casa con me. La cosa standard, se non siete Cesare, è buttare l'occhio e farvi abbindolare dalle dal packaging, diciamoci la verità. E gli 8 esclusi verranno poi assaggiati in un video extra da Nicolas e Tonno. Gli scarti! Il loro vincitore e il nostro vincitore si scontreranno poi alla fine. Ne andremo a scegliere 10, quindi 5-5. Solo sulle confezioni, eh? Sì. Mi raccomando. Abbiamo un minuto di tempo. 3, 2, 1, scegliere i prodotti! Quello è bello. È verde, è healthy, è quello è bello. Buono. Non hanno una bella confezione, però... Vai. Dimmi l'ultimo. Per i tuboni, ti piacciono i tuboni? 45 secondi. Okay. Cesare a 2. Questo qua lo mangiavi te, vero? Sì. Dai. In realtà io mangiavo questi. Porca. No, sì, beh, sono quelli. Molto simili. Così Vitalis. Questo mi ispira. 10. Qualcosa che sembri 9, un po' ludro. Dai, devo scegliere anch'io. Qualcosa di ludro. Devo scegliere anch'io. 6, 5, prendi questi. 4, 3, 2, 1. Ma dai, questi? No, avete lasciato fuori fitness. Dai. No, il miele. Lo switch. Dai, anche voglio fare uno switch. Nessun quella switch, miele. Rega, nessun, no, ormai è preso. Io quello switch. È il carrello. No, non switchate. No, smettete, ma allora scusa, è una scelta è libera. Anarchia. Qual è il miglior muesli? Taste test. Kellogg's Extra alle nocciole caramellate. Io lo chiedo seriamente. Dai, dicelo. Ma da quant'è che si chiama granola sta roba? È una roba da criceti. Io ho capito oggi che sono cornflakes. Ma non sono cornflakes. No, cornflakes sono un'altra muesli. Vabbè, no. Quelle sono un'altra roba. Vero. Sveglia! Sveglia, Nicolas! Fammelo, Nelson, fammelo! No! No. Che poi mi dicono che sono cattivo. No, no, dai. Partiamo con i Kellogg's Extra. Avremo due valutazioni. La prima sarà il Pacapil, che darà una valutazione da 1 a 5, meno rispetto a quella successiva, che sarà invece del gusto, da 1 a 10. Che è la cosa sicuramente fondamentale. Vale di più. Troppe scritte. No. Non è brutta, eh. Non è brutta. Però i muesli vanno tutti messi dentro a confezioni di cartone. Così risultano sano. Very healthy. Gli do la sufficienza, gli do 3. 3 su 5. Istinto. È un 3 anche per me. Senti questo odore? Questo è solo odore del mio cereale preferito, che non esiste più, che magari qualcuno conosce, che si chiama Jordan Country Crisp. Ah, me li ricordo, Jordan. Li prendevi sempre. Ed erano esattamente così. Mi avete preso quello alta digeribilità, se no sì, mi caco. Sei intollerante alla lattosio, Nelson? No. Prego, vabbè, comunque andate pure all'assaggio. No, ma non è un figo questo latte, fa schifo, mi viene a vomitare. Che fa? Molto buoni. Troppo caramellosi. Effettivamente sono nocciole comunque caramellate. Però sono buoni. Poi buon crunch. Questi extra tengono anche molto il latte, cioè rimangono duri molto a lungo. Si sente la vena? Sono buoni? Non mi dispiacciono alto. Per niente. Molto dolci, però vi danno quell'energia. Io li preferisco più che a colazione, in sostituzione a un pasto o a merenda. Che non cosa ne consigliamo a casa, non consigliamo a casa. Fatelo, gran botta di energia. Sì, vabbè. Dopo allenamento ci sta, dai. Io parto dandogli un bel 8. Partiamo alti e ma sarà dura superarli. Sì, sei esagerato. Pagato dalla buoni. Kellogg's. Magari. 7. Vabbè, dai, non male. Adesso però ne devi assaggiare altri 9. Stai fermo. One day more muesli protein. Sembrano tutto meno che cereali, in realtà. È vero, sembra anche caffè. Io. Ma protein anche in polvere. Esatto. Semi di zucca, bacche di goji. E una banana intera. Dimmi che non è tipo un orfanotrofio. Quella marca è One Day More. C'è qualcosa di beneficenza. One Day More, cioè sopravvivi un altro giorno. Io gli do 3, anche a questo, sufficiente. Per me 2 è brutto, 2. Cioè sì, non è bello. Potevamo lavorare un po' meglio sulle grafiche. Analizziamo un attimo, sembra un po' cibo per criceti, tipo. Ma ci sono dei piselli dentro, perché c'è della roba verde. No, semi di semini. Zucca. Ah, ok, non capivo. Che schifo! Ma cos'è? Guarda! Il bananon! Cos'è? Ma è orrendo! Sì. Ma se useranno le banane nere, no? No, non lo toglie. Ma è dura o molle?
È molliccia. Che schifo. Vai, andate all'assaggio, che sono curioso. No, addirittura, no, addirittura. No, non è vero. Perché per la banana? Vabbè, ma tu hai un problema con la banana, bomber? Ma magari era un pezzo sbagliato. È terrificante. È terrificante. No. Fa schifo. Quando riesci a mordere l'uvetta, almeno ti addolcisce la bocca, ma è in sapore già flaccido. Però è sano. Cioè, zero zuccherato. Ah, vabbè, zero. Che quello ci sta, è apprezzabile. È una cozzaglia di semi messi lì. Cos'è? Pancetta? È bacon? Sì, ma può essere bacon. Ma di cosa sa? No, ah, sai cos'è? È fragola. O è una bacca di goji o è fragola. È bacon. Quanto gli date? Gli do... Non riuscirei a mangiare una tazza. Tre anche per me. E comunque erano datteri secchi. Datteri secchi. Buoni, datteri. Ah, buonissimi. Per un pezzo particolare. Un pezzettino era buono. Granola con mandorle, nocciole, cop. Perché questi ti hanno ispirato così tanto? Perché cop vince sempre. Ma e poi posso dire, c'è scritto bene granola. Cioè non ti puoi sbagliare. Granola. Solo che a me mi confonderebbe. Io non saprei cosa aspettarmi dalla granola. Oddio, guarda che strani. Hanno tipo dei bitorzolini. Oh, ah, ma quelli lì sono buonissimi, eh. Belli. San di riso. Tu li stai già mangiando, punto primo, punto secondo. Dovremmo dare la valutazione. No, quanto gli diamo? Per la carta un punticino in più, però per me siamo a 3. Vi darò in francese la sue. Oddio, ma c'è del mais? C'è mandorle. Mandorle, scaglie di mandorla. Zucca, proteine di pisello, proteine di riso, curcuma. E i pallini cosa sono? Ceci. Cereali croccanti proteici, ceci. Farina di mais. Andiamo ad assaggiare. Quanti colori? Pungono. Come pungono? Cioè, sono delle apette. Sono spigolosi. Sono un po' di legno però. È vero? Sono buoni, molto dolci. Molto dolci e sono di legno, quindi non buonissimi alla fine. Dammene uno anche a me, voglio un pipitone. Candy popcorn. No, però Cesare ha straragione. Io mi ritrovo in un grande magazzino che vende legno. Sembra di andare a Lobby Legno. Sì, o all'Ikea quando vai a prendere i mobili nella parte bassa. Non è un sacco quell'odore però. Allora assaggio questi cereali. Non sono male, Non è dire. Ma vecchio! Gli do 6. Anche per me è sufficienza. Ma vabbè, dai, se la cavo. Non si può andare oltre. Io forse me lo prendo. Il tuo muesli. Questa scatola è molto bella, però sembra un kit per un formicaio. È allergico alle ragazzi, pensa se al posto del tuo muesli ci fosse scritto il tuo mortaio. E anche di un colore molto militare. Cioè stappi e parte il collo. Sì, esatto. Da 1 a 5? 5. Per me è... Così? Per me è bellissimo. Cioè questo colore verdone per me è fighissimo. Ci sta. Io ti do 3. Senti che sound effect fa. Bellissimo. Amore di mortaio. Sono stracurioso. Oddio. Ma sono dei bistecconi. Sono Pringles. Ma sono enormi. Ci sono un po' di fiocchi soffiati, un po' di muslini, un po' di fruttina, un po' di cioccolato. Questo è carto fine giornata di un estetista che ti cura i piedi. Che schifo. Dai, Dio, Nelson. È vero però, Io t'ho visto staccare dai pollicioni cose del genere. Perché mi taglio i calli? Una volta sono entrato una bistecca di pelle prego, morta, ragazzi, grande così. No, la uso come cingomma. Schifo. Ma sapete che ho perso un'unghia? Bravo. Sono già melma. No, ma questi sono di punzione. Vabbè, un sapore neutro, è spento. Poi si sente un pochino il cioccolato di sottofondo. Non è terribile, si sente che è sano. Nel senso noioso della cosa, ok? Vi dico, questa roba sa di sano. Ok. Sonk, gli do 5 anch'io, non sufficiente. Forse non ti piacciono i muesli, Nelson. No, a me non piace il muesli. Veramente tutti, madonna, Nelson, mi hai detto che era il tuo video preferito. Quando l'ho detto? Venosta Naturelle Crunchy Plus. Dai, tira fuori il mignolo, Nick. Aspetta che vengo lì a farla. Scodella al mignolo. Non lo facciamo vedere in camera. Dai, ma qua, no, dai. No, sì, no, dai, no. Sono mega curioso. No. L'avete solo vedere solo sul mio OnlyFans. Ma dove? No, Vez! Ma il mignolino? Sì. Ma perché? Ma Vez! Non c'è più. Andiamo avanti, abbiamo qua i Venosta Naturelle che nel momento in cui Jordan hanno abdicato, sì, sono comparsi questi il giorno dopo all'essere. Vediamo se io me li ricordo, Jordan, perché li mangiavi sempre. Vediamo a casa se esistono ancora. Un attimo che ho i aperti. Sono stati i primi che ho mangiato. Sì. E anch'io li compravo a casa. Ah, ti eri affezionato. Poi ho scoperto gli extra e mi sono convertito. Li vendono solo in Inghilterra. Confezione per me molto brutta in realtà. Sì, sa di un muesli Aldo. Ma è che è una confezione che farei io, capito? Ritaglio brutto con l'ombra brutta, arancione, lo sfocatino. Boh. Magari nessuno sei bravo e basta. No, è brutta, ragazzi. Quindi io gli do 2. Aia, non era mai sceso sotto il 3. De anche per me. Ma poi sembra segatura vederla così. Ma vabbè, magari si rifà comunque con il sapore. E il problema è che anche visivamente sembrano un sacchetto di truciola. Oh.
Però sì, vedo anche dei noccioloni, no, vedo delle robe sono che sono i bistecconi anche di... Io comunque tutti i cereali li mangiavo a manoni senza latte. Poveri zucchero. Poi ho scoperto gli extra che rimangono solidi anche con latte e ho sono passato al latte. Paga la Kellogg's per ogni mancio di dire. E poi ho scoperto gli extra e la mia vita è cambiata. No, ma mi piacerebbe. L'estratto ricco di tocoferolo è dentro. Mmm, buoni però. Guarda come si ricrede il ragazzo. Ah, cannella! No! Però non c'è la cannella qua, E come fanno a sapere di cannella? Però ho notato una cosa. Sai qual è la grande differenza tra i cereali che stiamo definendo buoni e quelli che non stiamo definendo buoni? Lo zucchero. Lo zucchero. Ma in realtà al di là dello zucchero si sente anche molto bene il cereale. Si sentono tutti gli ingredienti un po'. Sono buone anche i pezzi di frutta secca. La cannella c'è ma non è dichiarata. Ma cannella c'è scritto qua. Ah, ok. Non so leggere. Scusate. Wheat. Quant'è wheat? Scusate. 80. 8. Ah, 8. Gli do 8 anch'io. No. L'hai fatto apposta, aspettate qua, bisogna fermare perché questi qua, i Venosta, hanno preso 20 punti totali e guarda caso i Kellogg's Extra 21 punti. No. Quindi qua c'è qualcosa che non quadra. Quacker Curiously, il quacchero. Questi sembrano un po' i Jordans. Packaging. Mamma mia. I Jordans hanno un packaging secondo me ancora più figo. Ancora più bello di questo? No. Sì, perché qua... No. Qui c'è un elemento fondante, il quacchero. Questo è molto inglese, quello là è molto americano. Cos'hai fatto? Ho creduto lo Hai cacciato il nano che c'è dentro al barile. Però posso dirlo, dai, da svelo. Dentro a questi bauli che vedete, sì, ci sono due nani, uno per ciascuno, uguali a noi. In realtà noi siamo morti 4 anni fa. Okay. E loro ci muovono come marionette. Esatto. Figo, bello. Solleticandoci le palle. No, con la mano, pensavo. Diamo un voto al packaging di questi. Dai, quello è incredibile, dai. È bello. Pecca secondo me un po' nella parte bassa. Perché il quacchero è andato tutto è polarizzante. È vero, è vero. Io gli do 4. Io gli do 4. No. Il problema di sto quacchero è che è palesemente una brutta persona. Sapete come si salutano due quaccheri quando si incrociano? Qua, qua. E qual è il posto preferito nel mondo del quacquero? Qua. Comunque continuate nei commenti per voi. Non ho capito, c'è cioccolato qua, no? No. Però sono piccoli, perché non riescono a farli grossi? Guardalo, lo so. Che noia. Non mi va a volare, troppe nocciole. Attenzione. 9 è? 9? 9. Tanto, Ma rimane un sapore in bocca terribile dopo. Di nocciola. Ti do comunque 6, la sufficienza. Ok. Ma perché si chiamano crusli? Perché sono crunchy e muesli. Non ci avrei mai pensato. Non perché sono crudeli, quindi. Perfect! Biogranola. Fico e mandorle attivate. Cacchio è. Allora, praticamente le mandorle che vengono lavate per diverse ore e poi essiccate a bassa temperatura. Questo processo serve a togliere gli antinutrienti, come ad esempio l'acido fitico, che è presente nella pellicina esterna della mandorla e rende le mandorle meno digeribili. Ah, c'è che sbatta che si prendono. Il logo bellissimo, guarda. Che cos'è? Guglielmo Tell. Bravo. È la primissima volta che non ti reputo ignorante. Cosa vuol dire Guglielmo Tell? Non sai la storia di Guglielmo Tell? No. No? Quello che sparò la freccia sul pube dell'avversario. Non ho visto Dragon Ball. Comunque ho scoperto. Bella, bello. Quanto gli dai? Molto bello, per me è forse uno dei più belli. Sì. Sonk. Gli do 5 anch'io alla confezione. Perché penso che dal gusto sarò deluso, perché c'è proprio scritto solo il dolce della frutta, no dolcificanti. Quindi e 5, sapete 5. Come la penso? Che tu sulle cose temi. Sane. Ma poi pensate che questa marca fa raccogliere ogni semino a degli scoiattoli. Per ogni confezione che compri, uno scoiattolo in meno sulle strade italiane. Non credo. Oh, sono tutti piccolini, ma sono belli. Sembrano tutti ipertostati, c'è la frutta secca e ci sono anche delle belle mandorlone. No, adesso, dai, ma non adesso. Esce! Adesso! Oh. Mamma mia, che bambino viziato. Non è fanno un gran pippone, ma alla fine non so niente di troppo più rispetto a quelli che abbiamo già assaggiato prima. Il fico non si sente. Le mandorle attivate hanno un altro gusto, veramente? Anche un'altra consistenza. San di vino. Che vino bevi? Ah, io quello di Scount. Non è difficile da valutare questi. Ma tipo la sufficienza? È che se cerchi una cosa così, per me ti piacciono un botto. È che io non la cerco una cosa così. Ti do 6. Nick. Ho una mandorla attivata. Ora ci racconti veramente la storia di Guglielmo Tell. Allora, Guglielmo Tell era un medievale che disse: oh, guarda quel viandante. Lui si gira, tende l'arco, scoccò la freccia e lo prese direttamente nel culetto. Te la mela? Però ti dico, Guglielmo Tell, c'è una mela con una freccia. E tu però hai parlato di culetto prima. Ma chi? Ha detto Cesare. Ma cosa? No, ma Cesare dice solo boiate. Però mi sono fidato. Il pube non è il culetto. Corn chocolate biscuit.
Sono la cosa più tedesca. Guarda che i tedeschi sui cereali ne sanno, A tronche. A livello di confezione, secondo me è bruttina. Vero. Logo brutto, sembra una compagnia telefonica. Io stavo per dire emittente televisiva. C'è la bandiera della Germania, strafiera. Sei fiero di essere tedesco? Ha messo un bollino, cioè non è che c'è strafiera. Nei cereali italiani non vedi il bollino. Ma mettiamo grano italiano, cioè. Quanto gli diamo? Merkel. Non sono bellissimi. Dal 1820 fanno sta roba, Packaging è brutto, quindi... Due. De. Ok. Andiamo ad assaggiare. Però scusami, 1820, quindi magari Hitler li mangiava. L'abbiamo tagliata quella parte. Ah, no, ho detto niente, ho detto e 1820. E anche questi qua magari loro hanno aiutato a combattere. Che ne sai? Chi? In che discorsi mi state imbarcando? Guarda i biscottini separati dal cioccolato. Oh, che belli i biscottini. I biscottini, senti... Mi aspetti. Oh. Sto aspettando. Sta aspettando. I biscottini sono puro burro. Sei rapi? Sì. Allora non mi ha aspettato. Ma ci sta come granola. Cioè i biscottini si perdono nel cereale, non è che li senti. Ma il sapore c'è. Guarda che lo yogurt secondo me ti copre un po'. Sì, sì. Non ha mai sentito niente. Non vuoi? No, sì, cioè hai mille malattie, cioè sicuro mi pio su qualcosa. Puoi dire che non ho malattie. Mi scrive in 0 secondi dopo uscire questo video, mi scrive mia mamma. Ti ha scritto dopo il video dove dico di andare a... Cosa? Però sia stato tagliato. Io ti giuro non lo so. Ma io quale? Non so di che video. Quanto gli date a bontà? Dai sono buonini. 7. 8. 8? Sì. Il problema è che il sapore è proprio tedesco. È vero? Cioè sanno di Mattina Rai 2. Ma con Rai un poliziesco sanno, sanno di Rex Cane. Ah, ecco perché hai fatto il collegamento, sì. Okay. Bello. Quelle robe lì. Cameo Vitalis. Ti ispira la scatola? Ti piace? No. Come no? Ma perché l'abbiamo presa? Però c'è un bel contrasto. Ma l'hai presa tu. È vero. Ma piace. Cioè, è bella. Sembra luminosa. 3. Ah, dai, ci sta. 2. Prima volta che suggeriscono di mangiarli anche senza il latte, così a manoni. Sto per vomitare. Sono un po' pieno. Tranquilla, è solo il penultimo. Guarda quanti anacardi di mercoledì. Non mi piacciono gli anacardi di mercoledì. Ci sono un po' di pezzettoni, un po' di pezzettini e tutti sti anacardi che so già che mi stomacheranno. Però fai il bravo, guarda che dei pezzettoni così non sarà mai visti, quel pezzettone era gigante. L'odore è penetrante, sai, è molto strano. Tendo che ti soffochi adesso con quel macigno. Forse sono quelli con la consistenza migliore, ma il sapore è... Spendi. Questo non buono, sa di minestrone. Minestrone, madonna. Sai, sanno anche un po' di panettone. Panettone? Ah, buono. Panettone, panettone. Strano, Sì. Okay. Non so se dagli la sufficienza. Neanche la sufficienza, murcala. Sa un po' anche di formaggio il retrogusto. Forse è il latte che inizia a essere un po' cagliato. In studio ci sono comunque 50-60 gradi. Ti do 5. 5. Brutto retrogusto. Aia, peso. No, mi è venuto un dubbio, Ness. Io quel latte lì che ti ho preso, ce l'avevo trovato dal supermercato in frigo. Però io mi ricordo che quella marca lì può essere tornata anche fuori frigo. Quindi io dal frigo che l'ho trovato, l'ho lasciato fuori frigo. Però secondo me quello lì... Pozzo del Farro granola artigianale. Posso salutare il comune di Poggio Renatico? Perché? Perché ci sono passato la settimana scorsa. È bello. Devo salutarli. Ma qui dove fanno questo? Boh. Ah, così a caso? Ho letto Poggio. Un saluto a Poggio Renatico. Però aspetta un attimo, non potevo andare avanti. No, fermi tutti, abbiamo un altro saluto importantissimo da fare. Vieni a video. Vai in camera. No, dovete farlo voi. Vai, chi? Nei commenti scriveteci, salutami e questa persona. Nel prossimo video salutiamo tutti. Sì. Vai. Poggio del Farro, granola artigianale, packaging di carta molto bello, sano, molto anche con i disegnini dietro. Farina di castagne e noci, io molto ispirato. Però in generale... Ce li ho! Hai saluti? Ce li ho. Hai saluti. Li ho. Flavio e Naele. Ma chi sono? Un saluto dalla Valle Spaziale a Flavio e Naele. Bellissimo. Flavio è il mio gommista. Ma perché? Cioè, perché? Mi ha chiesto di salutare. Esteticamente un bel colore. Però sono piccolini, eh? Però sembra questa è la granola, dai. Sai cosa sembra? Questa è veramente cerume. Schifo. Ma farina di castagne spacca. Guarda che il castagnaccio che faceva mio nonno era veramente incredibile. Grazie. Prego, ti invitavo, dai, non venivi. Ma tu, scusa, i tuoi migliori amici dicevi andiamo a casa di mio nonno a mangiare il castagnaccio. Continua a prendere in giro mio nonno che è morto. No, ah, va bene. Meno non si offende. Fa un botto di castagna. Tremendo. Per il castagno, no, a me piace, ma perché mi piace il sapore di castagna così. Ma scusate, voi non avete valutato la confezione, vi odio. Ah, è vero. Packaging. 4. Anche a me non dispiace, 4 anche per me. Torniamo al gusto. La consistenza c'è, non è male, ma sa unicamente solo 100% di castagna. Non rientra nei miei gusti e quindi è K3. K3.
Manca io tre, gli do 4. Ah. 7. Ok, ok. Se vi piace il sapore della farina di castagne, che è un po' diverso dalla castagna pura, secondo me vi piaceranno molto. Se no, vi attaccate al pesce. Era l'ultimo? Sì. Sì. Il miglior muesli è Quaker Crisly! Un applausone ai vincitori! Cioè, tutti pari? Pari no, punti? No, no, no. Primo, secondo, terzo. Esatto. Sono molto sorpreso dal fatto che il Perfect Pio sia qui. Ma ricordiamo una cosa, Nelson, che i Crisly non hanno ancora vinto del tutto, no. Perché... Uscirà un altro video, un extra, giovedì, dove Nicolas e Tonno assaggeranno gli 8 muesli o granole che abbiamo scartato all'inizio di questo video alla ricerca del migliore degli scartati, quindi i più brutti, per vedere se c'è un brutto anatroccolo, cioè uno che è brutto ma magari è buonissimo. Esatto. Infatti il vincitore, seppur brutto, se buonissimo, verrà a sfidare il vincitore di questi, ovvero i Crisly. E lo assaggerete anche voi. E assaggeremo anche noi. In un altro video. Nell'extra. Dentro l'extra. Dentro l'extra. Quindi saranno veramente Crisly più buoni o c'è qualcuno di brutto che è più buono? Chi lo sa? Noi ci vediamo quindi giovedì con l'extra e iscrivetevi al canale e attivate la campanella, non lo diciamo mai. È vero. Sì, va fatto, anche mettere il mi piace. Sì. Arrivederci.